Ed eccoci a una nuova puntata di Amaranto World, stavolta la iniziamo in compagnia di Adriano Sbarzella. Molti di voi non lo conosceranno, ma questo ragazzo è un classe 99 che gioca da regista nella nostra Berretti, dico bene? Sì, sì, giusto. Da dove vieni? Da Terni. Però tu giocavi nell'Aquila, dico bene? Sì, sì, esatto. 2 anni ho giocato all'Aquila in Serie D. Com'è la situazione all'Aquila? Non c'entra niente col calcio, ma te lo chiedo perché siamo tutti affezionati a quella città. Sì. Com'è il centro storico? Ha ricominciato a vivere? Sì, un po' sì, perché hanno cominciato a costruire, a ricostruire anche qualcosa, però ancora c'era parecchio lavoro da fare. Sì, infatti ci sono passato l'anno scorso, ho visto un sacco di gru, diciamo, e sì. Che vuol dire che ci sono lavori in corso. Bene, meglio che ci siano che no. Chiusa questa parentesi sull'Aquila che comunque mi interessava, ti chiedo, allora lui è un regista, è un centrale di centrocampo, oggi sì. Si dice più così, ha un gran bel tiro da fuori, una gran tecnica e quindi che cosa succede? Si allena con la prima squadra, dico bene? Sì, esatto, tutta la settimana... Si allena con la prima squadra, va in panchina spesso con la prima squadra, anche quando ha giocato magari con la Berretti. Con la Berretti sì, il giorno prima, poi è capitato varie volte che la domenica doveva andare in prima in panchina, diciamo, però faceva piacere sicuramente, ecco. Per ora è un centrocampista aggiunto, diciamo così, della prima squadra. In realtà ha le doti per uscire, diciamo, fuori a cominciare l'anno prossimo. Eh sì, speriamo. Comunque sono tranquillo, lavoro sempre bene, cerco di dare il massimo e spero che comunque in futuro... Tutti questi allenamenti fatti con la prima squadra pensi che ti possano dare qualcosa? Senti di aver imparato qualcosa di nuovo rispetto alle tue esperienze passate? Sì, quello sicuramente, perché anche questo gruppo è veramente bellissimo, mi sono trovato benissimo anche se sono arrivato qualche giorno dopo il ritiro, mi hanno accolto tutti bene, però dal punto di vista sia calcistico che umano sono cresciuto veramente tanto secondo me. Benissimo, tu hai quindi 2 allenatori, alla fine hai 2 allenatori, uno è dal canto e l'altro è Alessandro Longo che è l'allenatore della Berretti appunto, come ti trovi con i due? È vero che Alessandro Longo, diciamo con lui fai poche esperienze di prove, diciamo di partita, di tecniche in campo, però è lui che ti mette in campo, è lui che ti indica cosa devi fare. Che differenze trovi, per esempio, caratteriali tra i due? Ma caratteriali, come hai detto tu giustamente, con Mister Longo solo il fine settimana, quando scendo lo vedo, mentre con Dal Canto tutta la settimana mi trovo benissimo con entrambi, forse... Ma differenze caratteriali che, ripeto, durante gli allenamenti io comunque sto sempre con Dal Canto e lui comunque è un bel martello, diciamo. Anche un bel carisma, oltre a essere molto determinato, molto un lavoratore, sicuramente uno che non lascia niente al caso. No, no, giustissimo, sì. Quando prepara le partite per l'avversario, diciamo, che dovrà essere affrontato, è particolarmente preciso, particolarmente applicato, diciamo così. Infatti la squadra difficilmente affronta, almeno all'inizio, poi il secondo tempo ogni tanto bisogna lasciarlo perdere, ma almeno all'inizio difficilmente la squadra inizia una partita nel modo sbagliato. È vero, c'è... Questa cosa è vera perché l'approccio è sempre quello giusto, anche con tutte le squadre sia di alta che di bassa classifica. Cioè, il primo tempo è sempre stato, secondo me, cioè, ho visto pochissime squadre che ci hanno messo in difficoltà, sinceramente. Eh beh, è vero, se togliamo una Provercelli a Vercelli in un campo sì. Impossibile, se
in qualche momento, diciamo, no, in qualche, più di qualche momento anche con la Carrarese, e lì il primo tempo addirittura, dove la Carrarese veramente ha fatto una grande partita, perché bisogna riconoscere anche i meriti degli avversari, tranne queste due parentesi, direi che poi dominati mai. Sì, è vero, mai né con l'Entella ad esempio, con, anche con Novara, con squadre comunque molto forti, abbiamo quasi mai sofferto comunque, anche dal punto di vista del gioco, secondo me la maggior parte l'abbiamo messe sotto dal punto di vista del gioco. Questa flessione di risultati che c'è stata ultimamente, questo è innegabile, diciamo, ha in qualche modo, secondo te, inciso sul morale della truppa, oppure siete sempre determinati? No, secondo me per niente, perché dal punto di vista del caratteriale, anche, diciamo, tra virgolette, i più anziani, no, del gruppo cercano sempre di tenere alto il morale e lo spirito, quindi per me questo no, non c'è assolutamente un abbattimento di morale. Ti ringrazio per la tua disponibilità, il nostro tempo si è concluso, dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo prossimamente, sempre forza Arezzo. Certo, sempre forza Arezzo.